Siamo arrivati alla pagina dello sport, in apertura ovviamente la Lucchese, rivediamo le immagini della sconfitta subita dai rossoneri domenica a Pistoia. Sulla ruota di Pistoia esce il 61, tante le sfide di campionato con quella odierna che hanno visto contrapporsi arancioni e rossoneri. Accomunati da una grave crisi, la classifica è impietosa, nessuno può perdere la partita. Lopez fa di necessità virtù e conferma per molti undicesimi la squadra battuta mercoledì dall'Albino Leffe. Riolfo debutta sulla panchina della Pistoiese. Parte bene la Lucchese maglia bianca con Bianchi che conclude di poco al lato. Ancora Bianchi va vicinissimo al vantaggio, ma il pallone lambisce il palo della porta di Vivoli. La Lucchese è viva, al quarto d'ora è capitan Benassi ad impegnare ancora il portiere pistoiese. La replica degli Orange è affidata a Cesarini che impegna l'attento Coletta. Quasi alla mezz'ora, Pistoiese però in vantaggio con Matteo Chinellato e ancora una volta la Lucchese si ritrova sotto. Momento delicato, ma è vietato disunirsi. Ci riprova ancora Bianchi per una pantera che non sta demeritando, ma che fatica a trovare la via del gol. Il tempo si chiude con un intervento falloso su Nannelli che, tremolata di Monza, però giudica fuori area e con la Pistoiese avanti 1-0. Inutili proteste. Nella ripresa il canovaccio tattico non cambia e vede la Lucchese protesa in avanti alla ricerca del pareggio. Dentro Moreo al posto di Sbrissa per una sorta di rischia tutto 2020. Sale la pressione della Lucchese che prende d'assedio la metà campo arancione, ma al 36 è ancora la Pistoiese a trovare la via del gol con Francesco Valiani, il suo uomo più rappresentativo. Sul 2-0 cala il sipario e tramontano le speranze di evitare la nona sconfitta su 12 partite e un ultimo posto sempre più desolante. La squadra si è anche battuta, ma palesa i soliti vistosi limiti. Settimana piena con il recupero di Pontedera mercoledì e l'Alessandria domenica prossima al Porta Elisa. Per la serie, finché vita c'è speranza, ma certo che sempre più dura. E nel dopopartita c'è stato uno sfogo dell'allenatore della Lucchese Giovanni Lopez. Troppi giocatori che hanno subito il contagio da Covid non sono ancora pienamente recuperati e troppe partite da giocare. Sentiamo. Sì, un'altra sconfitta. Abbiamo fatto secondo me un'ora molto molto bene, abbiamo messo in difficoltà una squadra molto forte come la Pistoiese. Faccio presente che noi veniamo da 5 partite consecutive giocate 2 volte a settimana. Faccio presente che ne abbiamo altre due, che abbiamo avuto 21 positivi al Covid, però la Lega ci fa giocare ugualmente, piuttosto che rispettare, ci fa rispettare il protocollo, ma non l'incolumità dei giocatori. Io ne ho 7 fuori, 21 col Covid e devo fare altre 2 partite. Questa è la Lega. Ringraziamo il presidente Chirelli che ha fatto il calendario. Io sono veramente, vedere i giocatori con i danni che hanno non mi piace. Devo fare altre 2 partite. Sono molto arrabbiato perché non si è pensato all'incolumità dei giocatori, ragazzi anche di 18-20 anni. E invece ci fanno giocare per rispettare il protocollo. Bastava soltanto dilungare più le partite e nessuno avrebbe detto niente. Io ora ho 21 col Covid che non posso far giocare. Perché non è che uno si negativizza e poi lo possiamo far giocare, non si può perché non stanno in piedi. E abbiamo altri più infortunati, te li abbiamo avuti l'altra settimana, però la Lega ci obbliga a giocare. Oggi è uscita una spalla a un giocatore, si è stirato un altro, noi siamo in queste condizioni. Comunque voglio fare complimenti ai miei ragazzi che per un'ora hanno messo veramente in difficoltà la Pistoiese, che ritengo sia un'ottima squadra. E tutto qui. Mi dispiace solo vedere i ragazzi di 20 anni per terra che hanno crampi dappertutto. E ringrazio ancora la Lega che ha preferito questo. Adesso facciamo il punto sul campionato di Serie D. Il debutto del Real Forte-Querceta sul terreno del Necchi Balloni nel recupero del campionato di Serie D girone D con il Lentigione è amaro, in seguito ad una sconfitta per 1-0 che sa di beffa. Giunta la mezz'ora del secondo tempo con il gol segnato da Piccinini, poi espulso nel finale di gara, che ha approfittato di un pallone sgusciato dai piedi di un difensore nerazzurro e che in pratica è stato come un assist per il giocatore avversario che ha battuto Adornato. Ma il risultato più giusto sarebbe stato certamente quello dello 0-0. Purtroppo brutte notizie in quanto si è registrato anche l'infortunio di Bertoni che si è procurato uno stiramento dopo appena 26 minuti ed anche Capitan Guidi è sceso in campo con un dolore alla schiena. Contro il Lentigione c'è stato il debutto dal primo minuto di Luca Baracchini, poi sostituito da un altro debuttante, Nicolas Ballani. Ascoltiamo al microfono di Michele Marianelli Baracchini che parla anche dell'altro recupero in programma mercoledì pomeriggio alle 14:30 da parte dei nerazzurri sul campo delle sorgenti Livorno. È stata una cosa positiva aver potuto ricominciare, però purtroppo il risultato non è stato dei migliori. Speriamo, giochiamo mercoledì, speriamo di poterci riprendere al meglio e non vediamo l'ora.
Negli altri recuperi, vittoria Rimini dell'Aglianese per 3-1 con tre reti del viareggino Christian Brega e vittoria della Marignanese 2-1 con la San Maurese. Ed è tutto per la pagina sportiva, di nuovo la pubblicità, poi la terza e ultima parte del TG9.